assessorato all'istruzione, sport e tempo libero organizziamo sempre con molto entusiasmo la giornata dello sport in piazza. Sport in piazza è un evento che vuole far conoscere, ovviamente oltre a far conoscere tutte le realtà sportive presenti sul nostro territorio, vuole far conoscere lo sport in tutte le, caratteristiche utili alla crescita dei nostri ragazzi. Sì, perché sport è crescere, non solo ovviamente fisicamente, ma è una crescita anche nelle relazioni, crescita con lo sport si imparano le regole, la disciplina, si impara la solidarietà, l'amicizia, si impara anche a fare squadra ed è forse quello di cui i nostri ragazzi hanno realmente bisogno oggi. Voglio augurare ai nostri ragazzi di avvicinarsi allo sport e di viverlo come un modello di vita, positivo e proficuo nel migliore dei modi. Siamo qua a Cornier con Sport in Piazza 2018, siamo con le nostre associazioni locali e non locali anche, per promuovere ognuno la propria attività sportiva, dal ballo al rugby, al beach volley, alla promozione del trial con le moto elettriche, perché parlo in doppia veste da consigliere e da presidente di Motoclub. Oggi la giornata finalmente ci ha aiutato, il sole ci ha lasciato una bellissima giornata con un'ottima affluenza di ragazzi e di persone della nostra giornata dello sport. Buongiorno a tutti e ci vediamo l'anno prossimo. Quest'anno si è deciso di fare diverse attività per promuovere lo sport cittadino. Siamo partiti addirittura il giorno prima, siamo partiti il sabato, portando le iniziative importanti sia dal punto di vista di nuove attività come per esempio il rugby, fino ad arrivare allo spettacolo di soggetti che diventeranno veramente, per quanto riguarda il percorso sportivo internazionale, degli elementi e degli atleti che l'Italia si ricorderà. Abbiamo ospitato il team Cobra di Alex Barbero e di Manu Betassa come BMX, che ricordiamolo bene, BMX sarà una delle discipline olimpiche. Quindi il team Italia è venuto a girare a Cornier e ha fatto sì che i cittadini di Cornier potessero ammirare da vicino che cosa vuol dire lo spettacolo del BMX. Oltretutto vedere un cittadino di Cornetese con la maglia della nazionale italiana è sicuramente stato un'emozione che ha coinvolto un po' tutti. Oggi una giornata bella. Credo che sia importante dare la possibilità a chi pratica attività soprattutto nelle palestre di farsi vedere, di dare la possibilità di far scoprire quel che c'è in programma durante l'anno per ciò che riguarda le attività sportive. Abbiamo avuto anche dei nuovi inserimenti del territorio, perché comunque diciamo ciò che è tondo, non vogliamo pubblicizzare solamente ciò che è di Cornier. A noi ci piace Cornier, ma ci piace soprattutto il canavese, il territorio, siamo tifosi del territorio, quindi credo che sia stato importante ospitare anche ciò che è da attività a tutti quelli del canavese. Oltre le normali attività praticate come per esempio calcio, pallavolo, basket, vorrei sottolineare un'attività che è arrivata oggi in piazza. È un'attività che si occupa di giochi da tavolo. Credo che per quanto riguarda il discorso della ludopatia sia veramente importante seguire questa tipologia di attività, cioè ridare ciò che sono i luoghi come bar un gioco sano ed educativo per far sì che il bar ritorni ad essere un luogo di aggregazione e non solamente un luogo dove si fa del gioco non regolare, che può portare comunque delle problematiche soprattutto familiari e anche interiori. Grazie ancora a tutti e come detto prima Vanni, ci vediamo sicuramente il prossimo anno sempre più competitivi e sempre più affamati di sport a Cornier.